Buongiorno, allora noi qui siamo questa mattinata a un sit-in per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi che i lavoratori devono percepire da parte della direzione di Villa Serena. I lavoratori devono ancora percepire lo stipendio di giugno del 2007, dunque stiamo quasi maturando il terzo mese di ritardo degli stipendi, per cui chiediamo che la direzione di Villa Serena sia sensibile a queste nostre esigenze e dia appunto eroghi lo stipendio nel più breve tempo possibile ai lavoratori che puntualmente lavorano. Questa mattina noi comunque siamo questo sit-in, ma nello stesso tempo garantiamo i servizi minimi essenziali perché siamo consapevoli dell'esigenza degli ospiti di Villa Serena, che ovviamente debbono avere tutti i servizi minimi essenziali garantiti anche a norma della legge. Ma io voglio aggiungere questo è un servizio molto importante e particolare perché si rivolge a degli anziani che prevalentemente sono non autosufficienti, quindi noi vogliamo creare una condizione di stabilizzazione per quanto riguarda i rapporti, perché indubbiamente questa situazione, pur garantendo i servizi minimi, non dà garanzie né ai lavoratori ma nemmeno ai familiari dell'ospite. Quindi noi diciamo che se lui non è in condizioni, la direzione, di garantire una continuità e una stabilità, è meglio che passi le mani a qualcun altro. Questa è la nostra idea, perché non possiamo continuare ogni mese con questa situazione di conflittualità.